Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi vorrei fare una piccola dimostrazione di come si applicano le ciglia finte. Ebbene sì, queste ciglia sono finte. Probabilmente ve ne eravate già accorti. Innanzitutto bisogna sapere due cose sulle ciglia finte. Ormai in commercio ci sono di tutti i tipi, di tutte le dimensioni. Corte, lunghe, con le piume, senza piume, con il cane, senza cane, con i glitter, senza glitter. Ce ne sono davvero di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Ci sono tutti i prezzi, tutte le qualità e ovviamente tutte le marche. Ovviamente ognuno ha le sue preferenze. Chi preferisce quelle monopezzo, quindi preferisce, come me, le ciglia in ciuffetto. La differenza è molto semplice. Con le ciglia in ciuffetto potrete semplicemente dare del volume in più alle vostre ciglia, quindi potrete andare a riempire le zone dei segmenti delle ciglia in cui mancano, oppure potrete semplicemente metterla dall'inizio dell'occhio fino alla ghiandola lacrimale. Per quanto riguarda le monopezzo, invece, sono una semplice applicazione al centro della palpebra e poi avrete l'effetto ciglia veramente finta. A parer mio, io vi consiglio di provare prima con le ciuffetti, sono un pochino più difficoltose da applicare. Però nello stesso tempo danno un effetto veramente molto naturale. E importante, potrete decidere voi stesse dove applicarle. Due esempi classici di ciglia finte. Le prime sono quelle che preferisco io, sono quelle in ciuffetto, la marca è Eylure. È una marca molto famosa londinese che da quasi mezzo secolo produce ciglia finte per le donne di tutto il mondo. La seconda marca è Kiss, è molto famosa soprattutto in America perché produce delle ciglia finte che sembrano veramente molto naturali. Le prime sono in ciuffetto, le seconde ovviamente come vedete sono monopezzo. Altra cosa importante da sapere sulle ciglia finte è la scelta della colla. Come poi vedrete nella dimostrazione, io non utilizzerò le colle che solitamente si trovano all'interno delle confezioni delle ciglia finte. Bensì, utilizzerò la mia colla preferita per le ciglia, completamente naturale, di colore nero. In commercio si trova ovviamente anche la colla normale trasparente, la bianco lattiginosa diventa trasparente completamente. Quindi non mi resta altro che farvi vedere questa meravigliosa dimostrazione di come si applicano le ciglia finte in ciuffetto. Buona visione! Cominciamo con la dimostrazione. Ciò che ci serve veramente poco: una pinzetta, colla per ciglia finte e naturalmente le ciglia finte. Come vedete ci sono di tre dimensioni, le più piccole, le medie e quelle più lunghe. Si partirà con l'applicazione delle ciglia più lunghe verso l'esterno dell'occhio, continuando con le medie, infine le più corte verso l'incavo della ghiandola lacrimale. Partiamo subito con le ciglia più lunghe. Delicatamente ne asportiamo una. Andiamo poi ad applicare la colla alla base delle ciglia e andiamo ad applicarla in questo modo. Ecco fatto, come vedete la prima ciglia è quella che dà più l'effetto di occhio da gatto. Andiamo avanti con la seconda ciglia un pochino più corta. Quindi sempre andiamo a prenderla molto delicatamente. Perché poi si specchiano. Mettiamo un po' di colla alla base della ciglia stessa e la applichiamo di nuovo così. E continuiamo fino ad arrivare all'incavo della ghiandola, qui all'interno dell'occhio. Ok, allora questo è il risultato dell'applicazione delle ciglia finte a ciuffetto. Per le prime temerarie e per chi osa un pochino di più, vi consiglio di passare una mano leggerissima di mascara sulle ciglia per dare un senso proprio molto di volume. Mi raccomando, aspettate che la colla sia ben asciutta, perché sennò rischiate di far andare via tutto il lavoro che avete fatto. Mettere le ciglia finte non è semplice, qui bisogna allenarsi e soprattutto solo con la pratica si arriverà ad avere un risultato più veloce. Non allarmatevi se all'inizio non sarete capaci a metterle giuste. L'importante è arrivare nella rima infracigliare, proprio alla base delle nostre ciglia, in modo che non si veda l'attaccatura della ciglia finta. Quindi questo è il risultato finale. Ragazzi, anche per oggi il video tutorial è finito. Spero vi sia stato utile, spero di esservi riuscita a passare questa mia passione enorme per le ciglia finte. Fammi sapere se anche voi siete amanti delle ciglia finte, soprattutto che tipologia di ciglia finte utilizzate. Quindi scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate pure un like, che quello fa sempre piacere. Soprattutto mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Un bacione e let's talk about!